Ma ha detto che la squadra gli era piaciuta per come ha reagito al punteggio di 2-1, di 2-1 per l'Albino Leffe, che finalmente c'è stata una reazione importante e non ci siamo fatti abbattere dallo svantaggio. Beh, infermeria, a parte non ci sono grandi problemi, però all'oggi c'è un po' di stanchezza perché abbiamo fatto 3 partite. Perché pure a Terni abbiamo fatto l'infrasettimanale noi e quindi ci sarà un po' di turnover perché è naturale che sia così. A proposito del portiere, ma vedo che volete dei chiarimenti e ve li do molto molto volentieri. Non c'è niente di losco sotto o di strano. Come ho detto, volevo vedere i portieri, i giocatori in genere, i portieri come gli altri giocatori negli altri ruoli, per vederli bisogna farli giocare, perché l'allenamento poi non rispecchia tutto il valore di un giocatore, perché poi la parte mentale, la parte psicologica è fondamentale per tutti i ruoli. Quindi Nava in allenamento come Scotti dà sempre il massimo e ha sempre fatto ottime parate. E volevo vederlo in partita, ma volevo metterlo prima, anche prima, però non è stato possibile e l'ho fatto giocare qui contro l'Albino Leffe perché anche se è una partita scorbutica, era una partita importante, una partita che era uno scontro diretto per la salvezza, però pensavo che fosse giusto farlo e l'ho fatto senza tanti problemi e senza tante dietrologie. E domani vi do solo un giocatore che gioca, rigioca a Nava. Però non è che con questo Francesco è andato male. Francesco, da quando sono arrivato io, prima non lo so, ma da quando sono arrivato io ha sempre fatto ottime parate. Però anche Nava, ripeto, ha delle doti importanti e si meritava, secondo me, e si merita attualmente di giocare. Sono scelte tecniche, io non faccio mai altri tipi di scelte. Tanto più Coscotti, che è veramente un uomo attaccato alla maglia, un uomo che si impegna sempre, si impegna anche troppo. Io qualche volta lo mando via perché non vorrebbe sempre restare in campo e sempre allenarsi. Certo, ma qui no, le vacanze si pagano, questi sono professionisti e devono essere pronti, non è che stanno in vacanza a Rimini. Devono essere pronti a giocare. E Marchetti e Cavallari è probabile che uno di due giochi anche. Perché ho visto anche in difesa qualche ragazzo un po' stanco e è normale che possano giocare. Ma io penso di ripartire a 4 perché ho visto che il Monza si schiera col 4-3-3 e la difesa a 3 è un po' pericolosa. Contro questo sistema di gioco. Penso di ripartire a 4 e poi casomai di cambiare. Sì, se dovesse giocare Marchetti o Cavallari, ma anche Cavallari è uno molto molto applicato. È veramente ogni allenamento dà al massimo. Mi ha fatto veramente un'ottima impressione in questi giorni perché è un ragazzo molto molto professionista. Guibre sì, penso anche a Limi mi ha detto che si sente molto meglio, non c'ha più dolori forti come era una quindicina di giorni fa, l'ha dimostrato, ha giocato bene e a Limi sono tutti importanti, ma Limi in quel ruolo è veramente importante. Il Monza domenica ha fatto una gran bella vittoria, ma il Monza ha gente importante, io Colano l'ho visto in panchina, uno che l'anno scorso faceva la Serie B, poi davanti Reginaldo, Del Rico, Ceccarelli, è subentrato a Reginaldo Jefferson, quello della Viterbese, quindi hanno una squadra forte. Ma noi l'affronteremo col giusto piglio e vedremo poi il campo darà il risultato di quello che saranno i 90 minuti. Io ho fatto 4 partite, 3 vittorie in pareggio, se non è il rendimento da prima. Ogni tanto dà accesso pure de fuori casa mi bastonate e in casa fatelo un complimento. Se no solo i bastonate si prendono.
Un po' sono coincidenze, perché ripeto, poi a Ravenna la squadra mi ha fatto un'ottima impressione, come a Gubbio se avessimo pareggiato, però coi sé e coi ma non si va da nessuna parte, quindi è chiaro, è netto che fuori casa dobbiamo migliorare, dobbiamo andare con altra mentalità. Però in casa stiamo facendo veramente bene, bisogna continuare assolutamente. Cominciando da domani, perché è vero che affrontiamo una squadra forte diretta da Brocchi, che è allenato la Serie A, è stato giocatore importantissimo nel Milan, nella Lazio, e quindi ha una grande esperienza, però noi dobbiamo fare punti. E io dico che il Monza comunque ci dà i giusti stimoli, perché il Monza diventerà una squadra secondo me molto forte come la Ternana a gennaio. Sicuramente Berlusconi non ha preso il Monza per fare una passeggiata, ha preso il Monza per fare cose, lui e Galliani per fare cose importantissime. Però anche attualmente il Monza ha un'ottima squadra e un ottimo organico. Quindi noi dobbiamo essere attenti, perché se no c'è gente che ti fa gol, Reginaldo, questi qui ti fanno male, e noi bisogna avere grande attenzione, essere fisicamente a posto, nel senso che di avere un ritmo alto per tutti i 90 minuti, e poi di giocare un po' spavaldi come facciamo sempre, con le giuste accortezze tattiche, però come facciamo in casa, di andarsene a giocare con tutti. Prima cercherei di vincere prima cercherei di vincere a tutti i costi, e poi dopo anche in punto, però cercherei di vincere, perché è troppo bello vincere, e sarebbe una vittoria veramente importante. Sì, sono tutte e due mancini, può giocare con Danzo con centrocampo a tre, lui sempre davanti alla difesa, centrocampista basso, e Danzo a sinistra. Certo, nella coppia a due a centrocampo più due esterni sarebbe meglio un sinistro, un mancino e un destro, però devo vedere anche Montanari, perché Montanari corre tanto e ha tirato la carretta veramente per... Qualcuno faccio riposare, perché anche se sta bene, però alla fine era stanco anche lui. E come Candido ha fatto una partita secondo me eccellente, una bella partita veramente, anche dai dati che poi lasciano sul GPS, ha fatto veramente tanta strada, e quindi ci vuole anche un attimo di recuperare, se no poi magari giochi male questo. Sì, può giocare anche lì, ma lì probabilmente gioca anche Cicaric, che Arlotti lo fa in un'altra maniera. Cicaric è più trequartista, nel senso che c'ha più la palla a gol, c'ha più, un po' più di estro. Però Arlotti dove lo metti bene, a destra, a sinistra. La parte sua non va mai a male. Penso di sì. Buonanotte 2 su 11, continuiamo. Bandini devo vedere un attimino, ieri un po' ripreso, però probabilmente ci sarà con noi per stare insieme alla squadra, certo non potrà giocare. Vitti penso che può essere a disposizione, Giorgio, perché ha recuperato dall'influenza e sta abbastanza bene. Ieri si è allenato, ha fatto tutto l'allenamento con la squadra.